Signori, buongiorno. Oggi faremo pasta fredda con le zucchine. Avevo queste zucchine che diciamo si stavano rovinando e adesso le andiamo a pulire così e li taglieremo. Ecco, li puliremo così con questo attrezzino. Toglieremo un po' di questa buccia grosso. Bene, poi questa qua andiamo a buttare. Allora, li taglieremo così, in questo modo qua. Cerchiamo di farle della stessa misura, così nella friggitoria verranno della stessa cottura. Bene, li facciamo tutti così e ci vediamo. Quindi l'abbiamo fatte tutti così, anellini. Ci diamo una sciacquata rapida, così. E li facciamo, qua, li mettiamo così. E li facciamo scolare qua, facciamo scolare l'acqua e ci vediamo dopo. Occorrono due pomodori belli rossi, belli freschi. Io diciamo adesso occupiamoci del pomodoro, ci togliamo la parte quella verde, ecco questa più dura, togliamo questo qua e anche questo qua e li facciamo così, tagliamo piccolo così. Tutto a pezzettini piccoli. Qua io sto facendo così. Tagliamo a metà. Tagliamo così. Poi lo facciamo tutto piccolo. Ecco, più piccolo lo fate e più bello viene. Così. Ecco qua. Facciamo tutto a pezzettini piccolini. Questo qua. Ecco, lo riduciamo tutto così, anche facciamo adesso anche l'altro e ci vediamo dopo. Fatte la nostra in salamoia, le abbiamo prese qualcuna, queste sono olive bianche e le andiamo a togliere il nocciolo. Mettiamo da parte e poi lo togliamo. Allora, come facciamo? Prendiamo un coltello, attenzione per le mani, chi non ha lo snocciolatore, attenzione alle mani, fatele fare ai grandi, se no utilizzerete qualche altra cosa. Ci facciamo un taglietto e le sbucciamo proprio, anche se si rompono non è importante, noi devo dare gusto a questo piatto freddo meraviglioso. E ci togliamo il nocciolo di dentro così. Ecco fatto. Li dobbiamo fare venire così, anche se si rompe l'oliva non è importante, questo deve amalgamare il nostro piatto e ci vediamo dopo. Come vedete si sono asciugate le nostre zucchine, adesso ci mettiamo un po' di sale. Così, perfetto, e le mettiamo in padella. Ho preso dell'olio, diciamo, di semi di mais, poi mettete quello che volete e facciamo friggere le nostre zucchine. Perfetto, ci vediamo qua. Ci dobbiamo fare dare una doratura a queste belle zucchine, guardate che sono meravigliose. Facciamo fare ancora un minutino di sotto. Diciamo che vogliono ancora un altro, devono dorare tutte quante dello stesso colore. Oggi ci andiamo a mettere per fare questa pasta fredda questi qua, questi fusilloni di Mulino Ferrara, che diciamo sono integrali, pasta artigianale integrale di grano duro antico siciliano. A dopo. Adesso ci facciamo dare una doratura, vedete che sono belle, le fate dorare un po' di sopra, un po' di sotto, girandole così così. Poi questi qua che andiamo a mettere in questo piatto con una carta assorbente di sopra e ci facciamo, li metteremo a asciugare, a raffreddare, che così cola l'olio. A dopo. Ragazzi, eccoli qua, le nostre zucchine sono pronte, adesso le mettiamo dentro questo piatto e ci facciamo togliere tutto l'uovo in eccesso, tutto l'olio in eccesso. A dopo. L'acqua bolle. Adesso andiamo a metterci la nostra pasta integrale. Questi sono dei fusilloni integrali. Questo e apriamo e li andiamo a calare, vediamo se siamo capaci ad aprire. Perfetto, ci mettiamo sale
Ecco. E adesso ci vediamo quando saranno cotti. Ragazzi, occupiamoci della cottura della pasta. Questa pasta richiede dai 6 agli 8 minuti. Io la scenderò 6 minuti, quindi è bella ardente. Bene, adesso andiamo a scolare la pasta e la raffredderemo con dell'acqua fredda per fermare la cottura. Bene, così la dobbiamo raffreddare, così fermeremo la cottura, la facciamo raffreddare e ci vediamo dopo. La nostra pasta è stata colata a dovere, bella asciutta, bella fredda, la mettiamo in un contenitore. A dopo. Perfetto. Adesso c'è, allora, ricapitolando, zucchine fritte fredde, basilico, pomodoro fresco, olive e tonno. Bene, innanzitutto ci mettiamo un goccino d'olio, un filo d'olio, poi ci mettiamo un po' di pepe, poi ci mettiamo il pomodoro, prima ci mettiamo un po' di basilico, ragazzi, spezzettato a mano, come da tradizione, c'è un profumo internazionale, ragazzi. E cominciamo a dare la prima mascolatina. Ma che roba, ragazzi, che roba, che odore, che profumo internazionale. Poi ci mettiamo le nostre zucchine con le mani precedentemente lavate e ce ne mettiamo tutte. E voilà, via, riminatina, mescolatina. Poi ci mettiamo il pomodoro, pomodoro fresco, via, tutto il pomodoro, ragazzi, profumo internazionale, mescolatina, e voilà. Poi ci mettiamo le olive e il tonno, via, tutte cose, e voilà. Aggiungiamo, che profumo, ragazzi, niente sale, niente, il pepe l'abbiamo messo, il sale non lo mettiamo, la pasta insalata, le zucchine pure, quindi basta così. Ci mettiamo ancora un pochettino di questo basilico del nostro vasetto di casa e la mamma di casa. Ragazzi, c'è un profumo internazionale, semplice semplice, senza affollare, via, e voilà, mescolatina. E tutto questo, bene di Dio, lo andiamo a mettere in frigo per una mezz'oretta, così si raffredda, e ci vediamo per la prova dell'assaggio. Buongiorno amici, oggi fa caldo, caldo, caldo fa, e noi pasta fredda fredda, com'è, com'è? Prova dell'assaggio, che profumo, ragazzi, com'è, ragazzi, com'è? Buona. Sicuro? Adesso vogliamo la prova d'assaggio per nazionale. Ci ho messo le zucchine, il pomodoro, il tonno. La ricetta la trovate, ragazzi. È internazionale, picciotta. Con questo caldo ci vuole la pasta fredda, c'è niente da fare. Come, come? Del nazionale! E carne neve non ce ne va. Però bello bicchiere di vino ce la fa mettere, bello fresco. Bello fresco, ragazzi. Com'è, com'è? Alla salute e alla prossima video ricetta. Ciao! Rosso smeraldino e me lo bevo in un tortino. Ciao a tutti, ragazzi. Mua.